sul mio canale, io sono Amber the Gamer e oggi finalmente, dopo quella che sembra essere stata un'eternità, siamo tornati su Ark in compagnia del nostro Ginetto. Mamma mia quanto mi sei mancato, Ginetto. Allora, intanto vi volevo ringraziare per la pazienza, perché in questi ultimi, cos'è, due mesi, un mese e mezzo, vabbè, non lo so bene, comunque tanto tempo non abbiamo registrato nulla, non siamo più tornati su Ark e voi avete portato tanta pazienza, quindi grazie infinite. Per chi è iscritto al canale Telegram lo sapete già, stavo facendo un trasloco che di questo periodo non è proprio il massimo e inoltre non è stato un trasloco molto molto leggero, ecco. Ovviamente un benvenuto a tuttissimissimissimi nuovi iscritti, in particolare a Simone Cavallari che mi ha chiesto di salutarlo nel video, quindi ciao Simo, un bacione! Allora, noi ci eravamo lasciati che se non sbaglio avevamo fatto nascere questi piccoli cuccioli che come vedete sono già diventati grandini, acciderbolina, va bene, prima o poi li porteremo nella base di là, ma non oggi, abbiate pazienza, oggi non ne ho voglia. Moscops! Ma ciao piccolo Moscops, ma tu stai ancora raccogliendo roba, abbi pazienza. Sì, sta ancora raccogliendo roba, bravo cucciolo, bravo. Ma da quanto tempo ti ho lasciato così libero di raccogliere? Non me lo ricordo più. Vabbè, continua con il tuo lavoro, mi raccomando, guadagnati il pane anche tu. Oh, ma che bello, finalmente tornati su Ark. Mamma mia, quanto mi mancava, ragazzi, quanto mi mancava giocare e chiacchierare con voi nel frattempo e far succedere le peggio cose al povero Ginetto. Allora, visto che non penso neanche di ricordarmi quali sono i pulsanti, mi trovo un po' in difficoltà purtroppo. Soffro di memoria a breve termine, quindi mi è bastato un mese e non ricordo già più come fare le cose. Oggi direi che ce la prenderemo un po' con calma. Vorrei fare qualcosa di sempliciotto, cioè una cattura di quelle abbastanza leggere, spero. Poi ora l'ho detto, quindi succederà il disastro. Comunque vorrei andare a prendere il Belzebufo. Belzebufo, sì, Belzebufo. Se non sbaglio si chiama Belzebufo. Comunque i rosponi giganti. Li voglio testare. Allora, mentre andiamo alla nostra base nel deserto per recuperare il Tilacoleo, perché sì, vorrei andarmene ancora a zonzo col Tilacoleo. Ricordo che gli ultimi episodi con lui erano stati veramente molto piacevoli. E io sto sbagliando totalmente strada, perché casa è per di là. Sì, stavo andando dall'altra parte. Bene, ottimo. Come dicevo, memoria a breve termine. Al momento sto giocando offline perché non ho ancora la connessione internet, che sembrerà richiedere molto molto tempo purtroppo. Quindi se ci sono stati aggiornamenti su Ark nell'ultimo mese, purtroppo qua non li vedrete. Oh, eccoci qua, la nostra base nel deserto. Ragazzuoli, quanto mi siete mancati anche voi. Ma ciao, cuccioli! Ma c'ho due fococceri che sono seppelliti nella sabbia. Sì, via mappa, grazie. Ma fococcerini, ma che succede? No, ma perché? Ma sono tipo nelle sabbie mobili e cagano, ovviamente, perché no? No, scusate, ragazzi, vorrei cercare di liberarvi. Potete venire più in qua, ce la fate? O è un problema? No, uno ce la fa, l'altro anche, ok, 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 ok. Fermi tutti a posto così. Perfetto. Eccolo qui il nostro leone marsupiale, il nostro Tilacoleo, livello 180. Ciao piccolo, come mi sei mancato. Oh, che bello, che bello. Sì, scusate, devo fare un po' di salti di gioia e di prova, perché come dicevo perdo facilmente la memoria tattile, diciamo, sui pulsanti da schiacciare in maniera molto rapida. Allora, dal Tila potevamo sparare. Sì, perfetto, perfetto. Ok, e ci siamo presi anche le bolle. Allora, fammi vedere intanto se ci siamo armati per bene. Abbiamo tutto? Sì, abbiamo anche il fucile di riserva, perfetto, ci abbiamo un sacco di narco. Ci manca un po' di carnina, ma non importa, la recupereremo dopo col Tilacoleo. Sì, potevo anche fare le keyball, ma non avevo voglia di fare le keyball. Insomma, cioè volevo tornare un attimo subito in azione, diciamo così. E la preparazione delle keyball non è che mi sembra tutta sta botta di vita, ecco. Perfetto, allora, armati siamo armati, abbiamo anche le bola. Sì, abbiamo anche le bola, mi devo ricordare di usarle. Vediamo di andare a cercare un po' di rospetti. In teoria, seguendo il corso del fiume, dovrei trovarne. Mi ricordo di averli visti più o meno in questa zona. Ce n'erano molti di più dall'altro lato, vicino all'altra base, dove ci sono i cristalli. Però mi aspetto di trovarli anche qua, sinceramente. Non so se seguire il fiume per di qua o per di là, perché poi di là stiamo andando, cioè da questa parte andiamo verso la zona delle viverne. Sinceramente, viverna contro Tilacoleo non lo vedo uno scontro eco. Loro ti attaccano dall'alto, non scendono mai a terra, è facile, ti piace vincere facile, grazie. Oh, guarda, alligatore, 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 alligatore. Ciao alligatore. Urospo, lo vedo, che livello mi sei?
No, oddio. No, no, c'ho la maledetta sanguisuga. C'ho una maledetta sanguisuga. Che pizza, che pizza, che pizza. No, 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 togliela, togliela. Fammi fare un fuoco veloce, che schifo. No, ma guardala, che schifo come si gonfia. Fammi fare un fuoco, ti prego, fammi fare un fuoco. Cosa mi manca? Pietra, mi manca pietra. Prendi pietra, veloce, prendi pietra. Che schifo, fatemi accendere un cacchio di fuoco alla svelta. Porca miseria, non ci avevo proprio pensato a queste maledette bestiacce. Via, via, creatura del demonio, vai via. Vai via, come faccio? Devo fare così, vai. No, dai, ma perché non se ne va? Ma devo andare più sopra il fuoco. Dai, ti prego, mi sto facendo malissimo. Ti prego, muorici. No, dannazione. Ma era così che si faceva, non me lo ricordo più. Sì, mi sembra di sì, ma porca miseria, ti prego. No, dai, ma è un bug, non posso avercela ancora attaccata. Non è possibile, dai, toglietemi sto schifo. Ma perché non si toglie? Che succede? Aiuto. Ok, allora era chiaramente un bug perché la cacchio di sanguisuga non si toglieva dalle scatole. Ho dovuto riavviare il gioco per riuscire a toglierla. Ma porca miseria. Oh, e adesso ho perso il rospo, dove cacchio è andato? Dai, ma porca puzzola, ma era qui. Ah, non voglio andare in acqua, non voglio andare in acqua, non voglio beccarmi altre sanguisughe, schifo. Oh, eccolo, eccolo, è lì in acqua, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Aspetta, aspetta, aspetta. No, dannazione, dove è andato? Dove è andato? Dai, fatti vedere il livello. Non puoi uscire, Cicci, no? Sembra brutto. Dai, che non ci voglio entrare in acqua, che schifo. Ti prego esci. Eccolo, l'ho visto per mezzo secondo, non ho fatto in tempo a leggere il livello. Cioè, ma la lente del binocolo è sempre stata così zozza? Cioè, Ginetto, dargli una pulitina ogni tanto, no? Sembra brutto. Cioè, minimo, non si vede niente. Fai tu. Livello 125! Livello 125! Ma lei? No, aspetta, ma sono due? No, non ho capito, è quella a livello 125. Aspetti, 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 aspetti. Sì, femmina 125, ok. Ok, 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 mi va bene, mi va bene. Dove è andata? No, no, dai, rana, rana, ti prego. Dove cribbio? Dai, ma perché? Ma io non ci voglio andare in acqua, dove è finita? L'ho vista per un attimo. È qua, in questa zona, ma perché? Perché devi stare qua in acqua? Perché non puoi uscire fuori? Dov'è? Dov'è? Non la trovo più. Non volevo entrare in acqua. Ora vedrai che arriva un'altra sanguisuga. Cosa? Non ho capito se mi ha morso qualcosa. Sì, 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 mi aveva morso qualcosa. Maledetto piragna, maledetto piragna. Ah, tanti piragna, tanti piragna, tanti piragna. Ma non vi preoccupate, abbiamo tanta, tanta fame. Dov'è il rospo? Dai che lì c'è un sarco, no? Che poi mi mangia il rospo. Aspetta, facciamo fuori il sarco. Ma dai, alla fine anche è come tornare, come andare in bicicletta. Non si scorda mai, insomma. Eccolo rospo, eccolo rospo. Ciccio, devi uscire, devi uscire. Rospo, rospo. No, non mi fa sparare perché siamo in acqua, dannazione. Così sì, così sì, così sì. Ok, ok, vieni, seguici fuori dall'acqua per cortesia, grazie. Noi ci mettiamo qui. No, 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 aspetta, piano, piano, con calma, con calma, con calma. E vediamo se riesco a beccarlo così, senza che lui becchi noi. Tipo, Ginetto, tu ce la fai a prenderlo senza cadere di sotto? Là, sì. Sì che ce la facciamo, sì che ce la facciamo, no? Più o meno. Più o meno. Allora, Tilacoleo, se noi scendiamo molto lentamente, tipo, ecco, così anche mi va bene, forse. Oh, dai, 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 ti prego, rospino. Vacci giù, no, no, mancato clamorosamente. Ti prego, vacci giù rapidamente. Dai, dai, che sono appena tornata su Ark. Fammi sto regalo e non rompere troppo le scatole. No, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dove vai? Ma sta fuggendo o... Sì, mi sa che sta fuggendo. Mi sa che Lillo sta fuggendo. No, che non fuggi. No, mancato tantissimo. Ma non è il mio set
125, è un 75 questo. Ma porca miseria, ma ce n'erano due allora. Mi sembrava. Ah, cacchiarola. Ma dai. Quindi sei una femmina livello 75. Ah, la chiamano Rana Diavolo, che carina. No, livello 75. Ma c'era un 125. No, che schifo di nuovo, ma perché? Ma Cribbio, cosa ho fatto di male per meritarmi le sanguisughe? Vediamo se a sto giro ce la facciamo col fuoco o se devo di nuovo riavviare il gioco. Non ne ho tanta voglia. Puh, che schifo, guardala qui, che schifo. No, è bruttissima, per carità, toglietela. Ora potresti morirci, per cortesia? Puoi trapassare? Grazie, no? No, ha deciso che è di nuovo immortale? Era così che si faceva, vero? Io non sto facendo ginetto arrosto per nulla. Dai, che devo anche dar da mangiare al rospo. Ma come ce l'ha il torpore? Che schifo, toglietelo. Così così il torpore, Lillo, così così. Ora ti cerco. Aspetta, 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 ma noi avevamo Primit, Cici? Sì, abbiamo Primit. Dovrebbe andare bene la Primit. Oddio, non me lo ricordo. Mi sembra di sì, dovrebbe andare bene. Sì, direi che gli va bene. Direi che gli va bene. Ehi, già il 69%, ma davvero? Ah, però. Sì, però vi prego, vi potete togliere sto schifo di bestia dalla faccia? Ci sta succhiando l'anima, basta. No, ah, ce l'abbiamo già la ranetta, ce l'abbiamo già. Ok, aspetta. Dopo il nome, dopo il nome. Mi puoi togliere sto schifo? Ranocchio, tu puoi fare qualcosa? Non puoi tipo mangiarla? No, niente, dannazione. E niente, siamo dovuti di nuovo uscire e rientrare nel gioco perché la cavolo di sanguisuga non se ne voleva andare. Oh, ciao piccolo, ciao. Oh, ma quanto mi è mancato, arca ragazzi, mi è mancato veramente tanto. Mi è mancato chiacchierare con voi mentre facciamo queste cose. Sì, lo so che ho caldo, mi sono accorta adesso che avevo impellicciato Ginetto e io non me ne ricordavo assolutamente di questa cosa. Quindi lui è tutto impellicciato ma in mezzo al deserto. Ma ti sembra normale? Ovviamente no, ma perché noi normali non lo siamo. Dicevamo comunque, vediamo di mettere il rospino nella sfera poké, una femminuccia 112, perché non entri nella sfera, entra nella sfera poké per cortesia. Dicevamo femminuccia 112, quindi adesso appena sorge il sole, perché ovviamente si è fatto buio, andiamo a cercare un bel compagnuccio per questa rospina. E mi sembra il caso, mi sembra il caso, scusa. Così poi gli facciamo fare i girini, chissà come sono carini. Vabbè, nell'attesa che appunto si faccia giorno, mi sa che noi ci cuociamo un po' di carnina. Peccato per tutta sta Primit. Cici, toppatela tu, dai. Che mi piange il cuore a mollarla così. Quanta roba inutile che mi hai raccolto. Ok, finalmente il sole è sorto. È stata una notte lunghissima, una rottura di scatole immane. Vediamo di andare a cercare un rospo maschietto. Ne vedo uno là. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è una bestia morta. Ciao. Ah, un caprosuchus, e vabbè. Sai che c'è? Un po' di carnina schifo non ci fa. Ne ho visto saltare uno lì. Ne ho visto saltare uno lì, cosa? Ho sentito il verso di una bestia. È un drago spinoso, speriamo non rompa le scatole. Ciao Cici, aspetta, 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 aspetta. Sei un... no, 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 maschio 16. Ma no. Ma no, maschio 16. Ma uffa. Dimmi te che prima abbiamo preso la femmina sbagliata, ma uffi. Sì, però non ce n'è tanti come speravo di rospi in questa zona, eh. Speravo ce ne fossero di più. Ho visto saltare. Forse laggiù da qualche parte ho visto saltare. Il problema è che magari i rospi ci sono, ma sono tutti in acqua e io in acqua non ci voglio andare. Giuro che se mi becco la terza sanguisuga della giornata spengo tutto. E dai, no, non mi sembra un bel comitato d'accoglienza, insomma. Cioè, siamo appena tornati sulla mappa dopo un mese e mezzo di assenza totale. Un po' più di delicatezza, ecco. Oh, devo andare per forza dall'altra parte, Cribbio cacchio. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo per di qua, ti prego, non sanguisughe, ti prego, non sanguisughe, ti prego, non sanguisughe, ti prego, non sanguisughe, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, grazie. Vedo roba che si muove, no, sono Raptor, niente. Ciao Raptor. Ciao anche a te Raptor. Ma davvero non ci sono rospi? Ma...
Cioè, solo quei 2-3 che abbiamo beccato lungo il percorso. Ma aspetta, ma noi stiamo tornando alla base? Sì, laggiù c'è la nostra base, ma porca miseria, non la carica, ma è laggiù. Ma che giro ho fatto? Mamma mia, io ho il senso dell'orientamento, ma porco figlio. E quanti raptor oggi? E quanti raptor? Allora, proviamo ad andare da sto lato, vediamo se siamo più fortunelli. Oh, c'è un montone là dietro. Se beccassimo un rospo qui, mi sa che la carne di montone la può gradire molto. Proviamo ad andare per di qua, vediamo se siamo più fortunati, sperando di non girare in tondo come prima. Ce n'è là, ce n'è là, ce n'è là, ce n'è là, ce n'è là. Tu mi sei... perché non mi dici il livello? Dai, perché non mi dici il livello per una volta che ti stavo inquadrando bene? Ma quello è uno zainetto? Aspetta, ma non è che noi di qua ci siamo già passati e io non me lo ricordo? È tutto molto probabile, è tutto molto molto probabile. Altri ranocchietti laggiù! Altri ranocchietti laggiù, se non se li mangiano... no, aspetta. No, un dimetrodonte. Ma io ho visto saltare. Ah, no, eccolo, eccolo. C'è anche una ranocchia. C'è anche una maschio livello 12. Ce n'è una lì! Ce n'è una lì! Ce n'è una lì! Dov'è? Ti ho visto! Eccolo, 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 eccolo. In acqua, in acqua, in acqua. Però esce, ora esce, ora esce. Dove sei? Dove sei? No, dai, ti ho visto per un secondo. Ah, una femmina 83. No, niente, di nuovo. Però forse da questa parte ce n'è un po' di più, quindi potremmo essere più fortunati. Allora, aspetta. Aspetta, perché ce ne ho viste due adesso qua. Prima di dover fare i mille giri. Dove sei? No, non ti sei di nuovo buttata in acqua. No, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Ah, è il maschio livello 12 di prima, ma io ne ho visto un altro là. E mi sa che se l'è mangiato il sarco. No, 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 no. Ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì. E sei una femmina 83. Ma porca puzzolina. Però vedo molti saltellamenti qua. Forse ce n'è un bel po'. Ciao sarco. Sì, sì, ciao sarco. Buongiorno anche a lei. Vedo un po' di gente salterina qui. Ah, carno, carno. Ho visto il carno. Scusa, aspetta, 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 aspetta. Che ce l'ho anche l'attacco da sanguinamento. Cosa vuoi? Non me l'aspettavo l'infarto. Maschio livello 16. Ma no. Ma davvero adesso mi fate girare per 30 anni per cercare il maschietto? Dai che ci è andata abbastanza bene con la femminuccia. Abbiamo sbagliato il livello della femminuccia. Al sole mi acceca. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta. Ne ho visto uno lì. Ce n'è anche uno qui. Aspetta che sento gente, sento gente. Guarda, guarda, guarda. Formichine, proprio adesso. Dai. No, era fuori da là. Come avete fatto perdere il momento perfetto. Maledette formiche. No, cosa? Ciao, ciao sarco. Ciao, ciao, ciao. Quanta gente brutta che c'è vicino all'acqua. Quanta gente brutta che c'è vicino all'acqua. Ah, cosa? Cosa? Ah, ciao, ciao. No, pensavo fossi una bestia più brutta, scusa. E quanti? E quanti? E quanta gente? E quanta gente? Salve, buongiorno, buongiorno, bentornati su Ark, eh? Mi raccomando, per non mi spingere in acqua che ci sono le sanguisughe, cribbio. Ah, pure una pantera. Beh, giusto per non farci mancare niente. Mi sembra giusto, mi sembra giustissimo. Dice un caprosucus. No, la prego, non rompa le scatole. Dai che vedo saltare, vedo ranocchi. Fammi uccidere il caprosucus. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dimmi che ci ho visto bene. Ho visto saltare. No, no, c'è un sarco che si sta mangiando. Mi sa la ranocchia che ho visto. Ah no, è qua, ok. Ah, se ne sta mangiando un'altra, bene. Maschio 50. Vabbè, potremmo anche accontentarci. No, aspetta, aspetta, aspetta. Vedo un sacco di casino laggiù. Vedo un sacco di casino laggiù. Quanti sarco? No, mi sa che si sono mangiati l'altro ranocchietto. Che peccato. Ok, allora abbiamo cambiato totalmente zona. Qui ci sono un sacco di rospetti. E finalmente, guardate cosa abbiamo trovato. Un maschietto, aspetta, a livello 116. E ci piace mucho mucho. Quindi noi adesso ce lo prenderemo. Lo so, Ginetto, che c'è caldo. Ti prego, porta pazienza. A breve torniamo alla base. Ti faccio cambiare, lo giuro. Ah, dannazione, non l'ho preso. Dai che mi esci anche dall'acqua. Mi fai un favore. Sì, però smettila di muoverti, cribbio.
Dai, che non voglio avvicinarmi là come becco le sanguisughe, ti prego, abbi pietà. Ecco, ecco, sanguisughe, schifo, schifo, schifo. No, ma dai, ma non ci posso credere, ma di nuovo una sanguisuga, ma no. Adesso come faccio a mirare? No, vabbè. Ah, sono riuscito a prenderlo. Aspetta, 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 che forse anche con la sanguisuga davanti alla faccia ce la facciamo. Aia però... No, ma che schifo. Ma ti sembra che devo andare in giro con sta cosa davanti alla faccia? Ah, ci ha preso. Speriamo che non mi si addormenti il tilacoleo. Ah, vado a sentimento, non la vedo. Io la sto colpendo a sentimento. No, non fuggire. No, non fuggire. No, non fuggire. Ti prego, ti prego. Non la vedo. Non la vedo. Però l'ho presa. Si è addormentata? Sì, si è addormentata. Cosa? Cosa? Chi mi attacca, mo? Maledetti insettini. Allora, la signorina si è addormentata. Io spero non ci muoia. Perché è mezza in acqua. Non dovrebbe. No, no, no. Cosa fai? Cosa fai? Cosa? Sì, sì, però stai calmo. Voglio togliermi sto schifo dalla faccia. Aspetta. Allora, intanto ci serve Primate. Noi ne abbiamo? No, ne abbiamo. Aspetta che ce la procuriamo subito. Che schifo, che schifo. Aiuto, 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 aiuto. Ma perché oggi mi odiano tutti? Sono appena tornato su Arkfork, Cribbio. Grazie, Cici. Meno male che ci sei tu lì. Vedo un'altra sanguisuga. Guarda quante. Guarda quante sanguisughe. Sanguisughe malefiche. Ma guarda quante. Ma stai scherzando? No, vabbè. Vediamo di far fuori anche il Baryonyx. Sì, ma a me servirebbe Primate. Non ce ne sono bestie qua che mi possono dare Primate? No. Ginetto, noi ci abbiamo ancora la sanguisughe davanti alla faccia. Non voglio vedere. Rimarremo in questa visuale, perché io non la voglio vedere quella schifezza sul muso di Ginetto. L'ha preso al volo, preso al volo. Aspetta, 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 aspetta. Ok, un po' di Primate c'è. Aspetta! Ma mancato, ci ha mancato per un pelo. No, no, che schifo. Adesso no, ora ci hanno preso, ora ci hanno preso moltissimo. Aia, aia, ci stanno facendo molto male, ci stanno facendo moltissimissimo male. Tira con lei un aiutino, tipo, no? Aiuto. Tilacoleo, di grazia, cosa stavi facendo tu? Mi hanno quasi ammazzato. Fai te, fai un po' te. Ok, Primate direi che ne abbiamo. Dov'è la nostra bestiolina? Laggiù, 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 laggiù. No, vabbè, voglio togliermi questa schifezza. Anche perché il Ginetto mo ci muore per davvero. Dove sei, Rospino? Ah, sei qua. Mangia, mangia, mangia. Già il 98%, ma perfetto, perfetto. Sbrigati così ci togliamo questo schifo dalla faccia. Sì, però che io non gli possa sparare non è giusto. Non è giusto. E ce l'abbiamo, perfetto, perfetto, tizio. Vieni che ce ne andiamo subito via di qua. E sei salito a livello? 173, ah però, ah però. Ok, allora Ginetto ci sta morendo di caldo e anche perché abbiamo uno sputo di vita. Ma mamma mia, povero Ginetto, ma che rientro traumatico però, che rientro traumatico. Guarda che bellissimo. Ehi, salti, che fa, ma stai scherzando? Guarda, 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 contro due, contro due, contro due. Non ci fate paura, faccio la linguata di lato. Faccio la linguata di lato, vi piglio tutti e due contemporaneamente. No, 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 no. E però quanta gente che ci vuole male. Quanta gente che ci vuole male. Maschio 129. Ok, no, devono essere nostri. Volevo far accoppiare i rospetti, ma no. Voglio questi due tech, stai scherzando. Dietro casa, comodissimo.